Per cortesia, non davanti, grazie. Monia Santini è stata un po', no, è l'anima di questa iniziativa, sì. Giusto? Sì. Per quale motivo? Perché si è resa necessaria?
perché sono una commerciante e forse magari confronto a tanti altri sono più sensibile al problema grosso, chiaramente, che vivono adesso tutti i commercianti. Io ahimè sono ferma perché faccio parte dei ristoratori, quindi sono completamente ferma. Ho sentito la necessità di dare un sostegno, ma fondamentalmente un sostegno psicologico, perché voglio che tutti i commercianti si sentano meno abbandonati in questo momento. Le amministrazioni dovrebbero essere presenti sempre, e quindi è per quello che è partito tutto dalla provincia, perché ci siamo spalmati con questa, diciamo, campagna di informazione e di sensibilizzazione più che informazione su tutta la provincia. Ogni comune o ha patrocinato o ha preso, diciamo, come esempio l'iniziativa, l'ha interpretata o ha aderito, e questa è la cosa, diciamo, il risultato più grande che ho ottenuto, il fatto di far passare il messaggio che dobbiamo aiutare i nostri negozi. Ecco, questo è stato, diciamo, l'unica cosa che possiamo fare, perché poi siamo impotenti di fronte, allora, di fronte al progresso. Quello che viene dall'alto non possiamo combatterlo, ma possiamo fare le nostre piccole lotte, e questo è fondamentale, perché noi facciamo politica qui nella città e non a livello nazionale. Ecco, tra l'altro ieri ha chiuso anche una libreria storica di Terni, la libreria Luna, è un'altra vittima illustre di questa... Sì. Ecatombe di negozi, no? E tu considera quanti negozi che magari sono un po' meno illustri e che hanno chiuso e che stanno chiudendo e che chiuderanno, purtroppo. E quindi dobbiamo essere vicini e sostenere fortemente, in maniera fisica, materiale, tutte le attività della nostra città. Che 2021 si aspetta? Allora, terrificante, perché sarà durissimo, di altissima selezione, ma non per capacità, perché chiuderanno anche attività con grosse capacità ma con pochissimi mezzi, quindi dobbiamo essere uniti e cercare anche con tante altre iniziative noi stessi, ecco, questi, diciamo, tutte queste persone che gratuitamente mi stanno dando una mano, Gianluca Marini, Luca Angelelli, mi hanno spronato a non chiudere qua questo progetto, di continuare con iniziative e sostenere per quello che possiamo, chiaramente, ecco, con tutto quello che, tutti i nostri sforzi. Ecco, infatti, al di là di queste iniziative di solidarietà, che sono comunque molto importanti, ma in concreto cosa pensa che possa fare, per esempio, le istituzioni locali, cosa possono fare? Allora, la provincia, il comune di Terni e la regione dell'Umbria. Allora, nello specifico, chiaramente sapete meglio di me che il nostro comune è in dissesto economicamente, non può sostenere in nessuna maniera, e neanche a livello di esentare da tasse o quant'altro, però vi assicuro che per quello che concerne le nostre possibilità stiamo mettendo in campo tutto, anzi oltre quello che va il tutto, per poter creare degli eventi, delle manifestazioni, quello che sprono tantissimo a fare l'amministrazione, una calendarizzazione di eventi che portino la gente, chiaramente appena sarà possibile, in giro per la città e nei suoi dintorni. Questo serve perché il turismo è la nostra fonte immediata e più facile di commercio da sfruttare. Grazie Mona Santini, buon Natale e buon anno. Grazie a voi, auguri. Grazie.